Salve a tutti amici di Enjoy Phone Blog. Oggi, dopo aver visto qualche giorno fa l'unboxing e la scheda tecnica di questo LG G3, ci ritroviamo qui a fare la recensione completa e quindi a valutare l'usabilità generale del telefono. Allora, partiamo subito con lo sbloccare il telefono. Come avete visto, questo LG G3S è fratello minore dell'LG G3, dal quale tra l'altro puoi riprendere l'intera interfaccia, la user interface. Supporta il Double Tap to Wake e anche il Double Tap to Sleep. Devo dire che questo Double Tap to Wake è sempre abbastanza preciso, tranne qualche piccola volta che non percepisce bene il tocco e quindi non riesce a sbloccare al primo tentativo il display. Allora, partiamo subito con le impostazioni magari vi avvicino un po' lo smartphone, ecco. Partiamo subito dalle impostazioni del telefono, allora, che intanto sono organizzate a tab. Nel primo tab troviamo reti, poi suono, dove è possibile selezionare i vari profili audio, i volumi, è possibile selezionare la modalità silenziosa in base all'orario. Il tab display, dal quale è possibile selezionare lo sfondo, va bene, blocco schermo e poi anche la combinazione dei pulsanti anteriori. Innanzitutto è possibile modificare il colore bianco, bianco con sfumatura, nero o nero con sfumatura e invece con questa voce combinazione tasti è proprio possibile scegliere quale ordine e quali tasti virtuali visualizzare all'interno della status bar, della navigation bar, scusate. E come potete vedere qui, noi abbiamo selezionato i classici tasti back, home, multitasking. Scusate, mi ha appena arrivato un messaggio. Abbiamo poi selezionato intanto questo che è il Quick Memo, il pulsante attraverso il quale selezionare l'applicazione Quick Memo, che sostanzialmente dà la possibilità di acquisire uno screenshot della schermata all'interno della quale siamo e permette poi di disegnare, di scrivere o di fare qualunque cosa ci venga poi in mente di fare. Ma adesso torniamo indietro e poi abbiamo questo pulsante qui che se premuto ci dà la possibilità di attivare le Q-Slide Apps, che sostanzialmente sono delle mini applicazioni in finestra che possiamo spostare all'interno di una qualsiasi schermata del telefono e che possiamo rimpicciolire, ingrandire o eliminare. Una cosa abbastanza utile quando dobbiamo fare più operazioni, ma dobbiamo rimanere invece sempre sulla stessa schermata. Tornando alle impostazioni, finiamo con l'ultimo tab generali, all'interno delle quali troviamo i settaggi per la memoria, le applicazioni, il movimento, cioè abbiamo qualche smart gesture da utilizzare, eccole qua, sono queste. Abbiamo la possibilità di visualizzare la memoria, archiviazione, che del telefono sono 8 giga. Installando un paio di applicazioni pesanti, la memoria già avrà qualche problemino. Infatti, sarà necessario utilizzare una micro SD per espandere gli 8 GB di memoria integrata. Possiamo vedere le statistiche sulla batteria ed eventualmente attivare il risparmio energetico, che tra l'altro è possibile settare con diversi parametri in modo tale da gestire nel miglior modo appunto proprio il risparmio energetico. Finiamo con la versione di Android installata su info sul telefono e vediamo che, informazioni sul software, la versione installata è la 442 di KitKat. Proprio questa mattina ho ricevuto un aggiornamento che non ha aggiornato in alcun modo la versione di Android, ma che come descrizione di aggiornamento aveva semplicemente un miglioramento sfondo, non so a cosa si riferisse questo aggiornamento, però cambiamenti non ne ho visto. Ok, adesso, viste le impostazioni, parliamo del display. Il display probabilmente è uno di quegli ambiti del telefono che più mi ha convinto. Infatti è molto luminoso, adesso ve lo metto a luminosità massima, è molto luminoso, ben definito. Unica pecca, non ha il sensore di luminosità, quindi ogni volta sarete voi a dover modificare manualmente
la luminosità del display, che comunque, pur essendo un HD, quindi un 1220 1290x720 pixel, riesce ad avere su un display da 5 pollici di diagonale una definizione più che sufficiente, 294 ppi, che permette di non vedere in alcun modo i pixel. Adesso io vi avvicino il display alla videocamera, vediamo se riesce a mettere a fuoco, ma mi pare proprio di no. Ok, ora sì, però comunque, come potete vedere, la definizione è assolutamente buona e questo display fa assolutamente la sua figura. Per quanto riguarda i contro di questo display, sicuramente il fatto che trattenga molto le ditate. Adesso mettiamo un attimino in stand-by. Ora non so se lo riuscite a vedere dai riflessi, o forse così un pochettino, però sta di fatto questo display non è per niente oleofobico e quindi anche dopo pochi minuti di utilizzo vi ritroverete col display impiastricciato di ditate e di impronte digitali. Ma comunque, continuando sul display, vediamo come si comporta il pannello con la nostra galleria di test. Allora, i bianchi sono assolutamente fedeli, non virano né al blu né al rosa, sono direi assolutamente ben calibrati. Il nero è un nero da IPS, quindi dovrete accontentarvi non di un nero perfetto da AMOLED, ma di un nero che alla massima luminosità tende un pochettino al grigiastro. Per quanto riguarda invece i colori, ok, questa foto vi fa rendere conto di quanto effettivamente brillante e ben definito sia il display, quindi assolutamente faccio i complimenti ad LG per il display prodotto per questo LG G3S. Questo era un video, un DVX che dopo procederò a farvi vedere attraverso VLC, visto che la galleria stock di questo telefono non lo legge. Un'altra foto attraverso la quale si può notare la resa cromatica del display. Questa che vi fa rendere conto della definizione del display dei 294 ppi e del grande lavoro che effettuano, e poi questo per la taratura dei colori, che, ripeto, è assolutamente fedele e dona al display una luminosità e dei contrasti assolutamente fedeli. Adesso passiamo un attimino prima alle foto che abbiamo scattato con questo telefono e dopodiché vi farò vedere il DVX in modo da farvi vedere un attimino come gira. Allora, devo dire che le foto vengono molto bene. La fotocamera da 8 megapixel, aiutata soprattutto dal flash LED, dall'autofocus laser, devo dire, offre sempre ottimi scatti. Vedete qui, questa è una foto che ho fatto a un particolare di un albero. Ora vediamo se mette a fuoco. Ok, assolutamente degni di nota gli scatti. Questa è una macro, sempre molto ben definita. Infatti, vedete poi che livello di zoom si può ottenere all'interno della galleria stock. E poi tutta una serie di scatti che ci permettono, che comunque troverete nell'articolo, che ci permettono di capire quali effettivamente siano le potenzialità di questa fotocamera e quale sia la capacità dell'HDR di migliorare sensibilmente le foto che andiamo a scattare. Adesso vi faccio vedere come viene girato il video a 1080p, comunque anche questo video, ripeto, lo troverete nell'articolo completo. Mettiamo in play. Salve a tutti amici di Enjoy Phone Abbassiamo Blog, un oggi ci pochettino. troviamo qui all'aperto a fare una prova di registrazione video per la Allora, presentazione mandiamo un del pochettino Fit avanti. I 3. Vediamo se ti ha aperto anche parte video, devo dire, vengono girati abbastanza bene. Il focus viene sempre effettuato in maniera molto rapida, ripeto, grazie al laser appositamente inserito in questo LG G3S. E i risultati, questo nel caso specifico il 1920x1080, è molto buono ed effettivamente riesce a. È possibile vedere la qualità del sensore della fotocamera. Ok, adesso vi faccio vedere il video, il DVX che non sono riuscito a. Ah, ok, invece mi sono dimenticato di farvi vedere gli scatti. Allora, questo qui,
Vabbè, lasciate perdere il faccione. Questo qui è uno scatto effettuato con la fotocamera anteriore. Gli scatti non vengono male in linea di massima, forse però i contorni sono un pochettino impastati e non c'è questa grande definizione nei dettagli, ma vabbè, è una fotocamera da 1,3 megapixel, non possiamo aspettarci poi chissà quale risultato. Questi invece, questo, questo e questo sono tutti scatti effettuati completamente al buio e come è possibile vedere il flash svolge un egregio lavoro, illumina molto bene tutto quanto e quindi anche in queste foto completamente al buio, vedete qui i margini di questi libri, è possibile vedere come non ci sia molto rumore video, quindi comparto foto anche in condizioni di luce completamente assente da promuovere a pieni voti. Ora vi faccio vedere come il telefono fa girare il DVX che vi stavo dicendo prima. Eccolo qua. Togliamo un attimino l'audio. Eccolo qui. Allora, questo qui è, come abbiamo detto, è un DVX abbastanza pesante, da 1920x1080, però comunque la riproduzione è sempre molto fluida e rapida e anche spostarsi all'interno del video non crea nessun tipo di problema. Segno che la potenza dello Snapdragon 400 c'è e si fa sentire. Per quanto riguarda però proprio il processore e il quantitativo di RAM che è di 1 giga, devo dire che ogni tanto questo LG G3S soffre di qualche impuntamento, specialmente quando si entra o si esce da applicazioni particolarmente pesanti come può essere Clash of Clans o Asphalt 8, e delle volte soffre di un ricaricamento della UI. Ciò vuol dire che il giga di RAM integrato nel dispositivo è forse leggermente sottodimensionato, ma comunque nell'uso quotidiano non si percepiscono grossi problemi e il telefono rimane sempre molto, molto sfruttabile. Sfruttabile e godibile qualunque aspetto. Allora, visto che questo telefono fa della fotocamera il suo core principale, non ci rimane che entrare appunto nella fotocamera ed ecco qua il software di scatto. Allora, il software è abbastanza semplice: anteprima delle foto, video, registrazione video, scatto delle foto, pulsante back per tornare al menu principale e tutte queste impostazioni. Allora, qui abbiamo intanto si può nascondere o me se riesco, ok, si possono nascondere o meno le impostazioni della fotocamera e i settaggi, insomma, i pulsanti della fotocamera. Attivare e disattivare il flash, ruotare la fotocamera e utilizzare quella frontale, modo che però ci dà a disposizione soltanto due possibilità, una automatica e una panoramica. E poi abbiamo a disposizione le impostazioni per selezionare l'HDR, sempre attivo, automatico oppure spento, decidere la dimensione delle foto, la risoluzione delle foto e di video. Decidere se attivare la foto dicendo una di queste parole, quindi far scattare al telefono una foto utilizzando un riconoscimento vocale, il timer, ecco appunto, il timer è... sì, cosa ho fatto? Ok, il timer e poi la griglia. Allora, l'interfaccia di scatto devo dire è molto semplice, però questo più che un difetto lo trovo come un valore aggiunto perché le interfacce forse troppo complicate, piene di settaggi, le vedo un pochettino come confusionarie, cose che una persona tradizionale che vuole il semplice punta e scatta non andrebbe mai ad utilizzare più di tanto. Quindi applauso anche per l'interfaccia fotocamera che LG ha adottato in questo smartphone. Proviamo a fare una rapida foto e in questo caso chiamiamo a raccolta il nostro orologio. Mettiamo a fuoco. Vediamo, forse adesso scusate, ma l'inquadratura non è il massimo. Mettiamo a fuoco. E scattiamo. Lo scatto, come avete visto, è molto rapido, anche con l'HDR attivo e automatico, lo scatto è sempre molto molto rapido. E questo è il risultato. Devo dire che, cioè, stesso discorso fatto in precedenza per le foto scattate all'aperto, anche questa foto è uscita molto bene, i dettagli ci sono e comunque vanno a riconfermare il grande lavoro fatto di LG, il grande lavoro fatto da LG su questo G3S. Allora, invece, siccome questo, oltre a fare foto,
Sarebbe anche un telefono. Andiamo nel tastierino numerico e contattiamo il 155. Inizio a dirvi che l'audio in chiamata è molto alto, si sente molto bene e la ricezione è buona, forse leggermente sopra la media degli smartphone. Chiamiamo il 155. Scusate un attimo, vabbè, c'era un numero che non dovevo mostrare. Eccolo qui. Chiamiamo il 155, attiviamo il viva voce. Allora, viva voce molto alto, che permette di conversare tranquillamente in auto, anche a velocità sostenute. E questo audio molto corposo e molto alto si ripercuote poi anche all'interno dei giochi, del comparto musica. Anzi, piuttosto, proprio per il comparto musica, adesso vi faccio ascoltare un brano di testa attraverso il quale potrete rendervi conto dell'effettiva potenza e della pressione sonora generata da questo piccolo altoparlante. Quindi entriamo nella traccia, vai di play. Ok. Oops, scusate. Quindi, ripeto, volume sempre molto alto, anche nel comparto musicale, e già che ci siamo e che parliamo di audio, ve lo faccio anche ascoltare all'interno di un'applicazione ludica, chiamiamola così, Asphalt 8, e vediamo così anche come si comporta il processore, con giochi 3D abbastanza pesanti. Aspettiamo il caricamento di Asphalt 8, vediamo come si comporta. Allora, una partita rapida, gioca. Sì, questa ci va benissimo come mappa. Facciamo avanti, avanti, inizia gara. Ok, non garantisco sulle prestazioni di questa gara, visto che giocare col telefono e con l'accelerometro dietro un obiettivo non è il massimo della comodità, ma vediamo un attimino cosa riesco a cavarne. Aspettiamo nuovamente il caricamento. Già che si carica, vi dico che il processore, anche messo sotto stress, non fa scaldare particolarmente il cellulare, quindi non raggiunge mai temperature fastidiose. Allora, vediamo come si comporta. Vedete, comunque il telefono è sempre abbastanza fluido, anche nel gestire i pixel e tutti i poligoni che questo gioco richiede. Quindi devo dire, il cellulare è promosso anche per quanto riguarda l'aspetto gaming, assolutamente, assolutamente promosso. Ok, direi che può bastare, uscita brutale. Ah, e già che ci sono, ecco, vedete, ricaricamento dell'interfaccia. Già che ci sono, vi faccio vedere che nel tasto multitasking c'è la possibilità di cancellare automaticamente tutte le applicazioni recenti in modo tale da liberare rapidamente la memoria RAM. Allora, andiamo un attimino alla sezione messaggi, così vi faccio vedere la tastiera. Eccola qui. Questa qui è la tastiera di LG, che poi è possibile anche trovare anche sul fratello maggiore. Comoda perché in prima funzione mette i tasti numerici. Vediamo come si comporta, ma comunque, preavviso già, è sempre molto fluida e reattiva. Ok, a parte un errore che ho fatto io nella digitazione, avete visto, è sempre reattiva, percepisce sempre molto bene i tocchi e quindi dal punto di vista della tastiera non c'è alcun tipo di problema. Ora vediamo un attimino la navigazione browser col browser preinstallato in questo telefono e vediamo come si comporta su in sella. Purtroppo il nostro sito enjoyphoneblog.it non è esattamente il massimo per quanto riguarda la fluidità, quindi sono costretto a utilizzare questo sito che comunque come vedete, riesce a girare molto bene, è sempre fluido, non ci sono problemi di pan, di pinch in, di pinch out.
Riesce, quindi, a parte qualche piccolo problemino di caricamento, riesce a essere visualizzato più che bene grazie anche al display che questo smartphone monta. Adesso proviamo ad aprire un qualunque articolo e vediamo nuovamente cosa è successo qui. Ah, vabbè, questa è una pubblicità, suppongo. Quindi clicchiamo fuori. Sì, ok, Facebook, perfetto. Zoomiamo, non c'è il resize del testo, c'è semplicemente uno zoom facendo il doppio tap, zoom in e zoom out, però comunque, ripeto, navigazione fluida è assolutamente godibile. E nulla, diciamo che per questa recensione potrebbe essere tutto, alla fin dei conti, tirando una somma su questo smartphone che ha, mi sono dimenticato di dire, ha una durata, diciamo, media della batteria, a me mi ha consentito sempre di fare quasi un giorno e mezzo. Tenete però conto che la mia giornata tipo non è particolarmente stressante, io mi limito più che altro a usare i programmi di messaggistica, Hangouts, Facebook Messenger, Telegram, gioco un po' a Clash of Clans, faccio qualche foto, qualche chiamata, niente di particolarmente pesante. Comunque mi ha sempre consentito di arrivare a sera con un buon margine e di coprire anche parte della giornata successiva. Quindi, cosa dire di questo smartphone? Considerando che è possibile trovarlo a circa 250 euro, devo dire che vale la spesa perché il comparto fotografico è assolutamente da premiare. La fotocamera, grazie poi anche all'autofocus laser. Permette degli scatti di qualità in qualunque condizione di luce, anche il comparto video è assolutamente molto buono e anche il display rende assolutamente godibile questo telefono. Unica cosa forse è il processore che ogni tanto manca di potenza, magari nelle applicazioni un pochettino più pesanti, e a quei ricaricamenti dell'interfaccia che abbiamo anche visto in precedenza. Comunque, secondo me, smartphone assolutamente da promuovere e grande lavoro di LG per realizzare un telefono da 5 pollici sufficientemente compatto, delle grandi prestazioni nel comparto fotografico. E nulla, per questa recensione è tutto da Federico Trenta per Enjoy Phone Blog.